Ai telespettatori di Justice TV, benvenuti a Justice TG Week, il nostro appuntamento settimanale dedicato agli eventi più importanti dal punto di vista giuridico dell'intera settimana. Partiamo con le dichiarazioni del Presidente del Senato, Renato Schifani, durante una visita in provincia dell'Aquila, in una scuola ristrutturata con i fondi provenienti da Palazzo Madama. Mi auguro che il giro di boa sia una riforma strutturale fatta non contro, ma con la magistratura, ha dichiarato. Secondo Schifani, lo scopo della riforma è quello di rendere i processi più snelli e dare risposte di giustizia più celeri ai cittadini. Il presidente ha anche auspicato un tavolo di confronto con la magistratura sulle diverse proposte. Restiamo in tema di giustizia. In settimana la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il DDL sul contrasto alla criminalità informatica. La Polizia Giudiziaria e la magistratura potranno utilizzare beni e strumenti informatici sequestrati nella lotta alla criminalità organizzata. Ce ne parla in questo servizio Ivano Stapciuk. Sono state approvate dalla Commissione Giustizia del Senato le nuove norme per la lotta ai crimini informatici, che prevedono la possibilità per le forze dell'ordine di usufruire degli strumenti sequestrati a chi ha commesso crimini informatici per contrastare la commissione di ulteriori reati. Il decreto legge 2271 deve essere adesso approvato dalla Camera. L'innovazione è riferita non solo ai reati informatici previsti dal codice penale, ma anche a tutte quelle truffe commesse con l'utilizzo di strumenti informatici. Si pensi per esempio alle cosiddette truffe su eBay o al fenomeno del phishing a danno dei correntisti online. La denominazione beni informatici e telematici, poi, comprende una vasta gamma di oggetti, dai computer ai cellulari ai programmi, che vengono tipicamente utilizzati proprio per la commissione dei reati. Secondo Felice Casson, firmatario del decreto legge, l'approvazione da parte del Senato della norma è un passaggio parlamentare importante e significativo, che ci potrà riallineare alle decisioni del Consiglio d'Europa, che ha previsto tutta una serie di misure per aumentare l'efficacia della lotta alla criminalità transnazionale, con particolare riferimento a tutti quei delitti commessi utilizzando le nuove tecnologie, compresi i reati di pedopornografia, traffico di droga, contrabbando e criminalità mafiosa. Adesso una notizia di cronaca giudiziaria: Tribunale di Roma, 15 anni e 4 mesi di reclusione, il pagamento di 42.000 euro di multa e la condanna inflitta a Don Ruggero Conti. Il sacerdote, lo ricordiamo, era finito in manette nel 2008 con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di 7 ragazzini della sua parrocchia. Il PM Francesco Scavo aveva chiesto una condanna a 18 anni. Sentiamolo ai microfoni di Valentina Marsella. Siamo in linea con Francesco Scavo, pubblico ministero, nel processo che ha portato alla condanna in primo grado di Don Ruggero Conti. Il difensore del sacerdote, l'avvocato Patrizio Spinelli, annunciando di ricorrere in appello, ha parlato di un collegio che si è adeguato alle richieste del PM e ha fatto solo un calcolo matematico, mentre l'avvocato di parte civile Fabrizio Gallo ha replicato che chiederà alla curia un risarcimento che garantisca alle vittime una giusta ricompensa. Dottor Scavo, qual è il suo commento alla sentenza? Credo che abbia rispecchiato gli atti di causa, quello che è emerso dalle indagini preliminari e dall'istruttoria dibattimentale, nulla più. Quant'è difficile indagare in processi dove le vittime sono appunto dei bambini? Qual è la difficoltà maggiore per un pubblico ministero? E la difficoltà maggiore è quella di verificare l'attendibilità e la credibilità delle persone offese. La cui valutazione deve essere assolutamente rigorosa e cercare poi di trovare riscontri oggettivi che possano confermare dichiarazioni che sono state rese nel corso delle indagini. È soddisfatto di questa sentenza, anche se siamo solo al primo grado di giudizio e sappiamo che tutto può ancora succedere? Ma sa, non si tratta di essere soddisfatti, si tratta del fatto che io ritengo che sia stata fatta giustizia, nel senso che poi la sentenza rispecchi quelli che sono stati gli eventi che sono stati riscontrati nel corso delle indagini. Quindi, sa, non è una soddisfazione vincere, non è una questione di vittoria o di sconfitta, è una questione di accettazione di quello che è la sentenza del tribunale che, appunto, ad avviso mio rispecchia la realtà dei fatti. E apriamo una lunga pagina dedicata alle sentenze della Cassazione.
Partiamo con la prima: le dimissioni dei pazienti dagli ospedali devono essere decise solo in base a valutazioni di ordine medico e non secondo criteri di economicità per contenere la spesa sanitaria, quanto ha dichiarato la Suprema Corte. A questo proposito, Laura Muzzi ha intervistato l'avvocato Anton Giulio Lana. I criteri di economicità nel contenimento della spesa sanitaria non possono prevalere sul diritto alla salute dei cittadini ricoverati negli ospedali e le dimissioni del paziente devono essere decise solo in base a valutazione di ordine medico e non ancorate ai criteri fissati dalle linee guida in uso nelle strutture sanitarie. Lo sottolinea la Cassazione, annullando l'assoluzione di un medico dall'accusa di omicidio colposo di un paziente dimesso. Ne parliamo con l'avvocato Anton Giulio Lana, direttore Osservatorio Diritti Umani. Dunque, il caso è sinteticamente questo: una persona malata che ha avuto un infarto è stato curato, dopodiché dimesso solo dopo 9 giorni, è tornato a casa la sera stessa e poi deceduto. Quindi la questione è senz'altro molto delicata. Da un lato vi è il sacrosanto diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali europei, dell'Unione Europea. È dunque una priorità assoluta per il medico quella di salvaguardare la salute del paziente. Bene ha fatto dunque la Corte di Cassazione, sezione penale, a ribadire il concetto che la salute del paziente non può essere messa in discussione o messa in pericolo, più esattamente, dall'applicazione rigorosa di parametri, queste fantomatiche linee guida, che sono improntati più a esigenze organizzative, riconducibili a meri caratteri di natura economica. Ma dall'altro lato, a mio avviso, vanno valutati attentamente anche questi protocolli che ovviamente devono essere improntati a criteri scientifici e adottati a livello universale. Io penso che questi requisiti debbano comunque essere tenuti, questi parametri debbano essere comunque tenuti nella debita considerazione. Perché? Perché il rischio è quello altrimenti il medico non faccia più bene il suo mestiere, più preoccupato dal tutelare, salvaguardare i propri interessi a non essere sottoposto per esempio a un'azione penale o a un'azione di risarcimento danni che a curare la salute del paziente. Quindi io credo in conclusione che in casi come questo, dove rileva in modo significativo la scelta operata dall'ospedale, dall'organizzazione ospedaliera, dovrebbe essere ravvisata, oltre che eventualmente la responsabilità penale, civile del medico, anche la responsabilità della struttura ospedaliera. Sì all'uso dell'auto blu per ragioni personali, ma solo in casi sporadici e per piccoli spostamenti. Lo ha chiarito la Suprema Corte negando il reato di peculato d'uso a carico di 6 assessori del Comune di Napoli che avevano utilizzato per scopi privati la vettura messa a disposizione per ragioni istituzionali. Su questa vicenda Valentina Marsella ha sentito Stefano Maccioni, segretario generale dell'Associazione Avvocati e Avvocati. Avvocato Maccioni, la Suprema Corte dà il via libera all'uso privato delle auto blu, purché sia occasionale. Cosa ne pensa della sentenza? Devo innanzitutto sottolineare come la stessa sezione della Corte di Cassazione abbia detto due cose differenti, ovvero sia con una sentenza del 2009 aveva riconosciuto la responsabilità di un impiegato pubblico che aveva fatto un uso temporaneo dell'auto. Con due sentenze, una del 2007 e questa recentissima, del 2010, invece ha confermato questo orientamento, diciamo così, più benevolo, ovvero se non costituisce peculato. Ora, al di là, penso, della questione prettamente giuridica, ma io ritengo che vi siano problemi come impatto sulle amministrazioni pubbliche di una sentenza del genere, se non contemperate poi da provvedimenti disciplinari.
perché altrimenti veramente l'impatto potrebbe essere devastante, ovvero sia nella mente del singolo impiegato potrebbe nascere l'idea di poter fare uso, anche se solo temporaneo, episodico, quindi della propria autovettura, no? A lui assegnata, tanto poi non ne rispondo penalmente, non sarò mai ritenuto responsabile di questo uso improprio e quindi mi può essere dovuto, tra virgolette, l'uso di quel bene che la pubblica amministrazione ha messo a mia disposizione per lo svolgimento di un'attività in favore di tutti i cittadini. Questo è l'impatto, è lo scenario che io vedo aprirsi. Dunque è una sentenza che potrebbe portare un pericoloso precedente. Dipende da come viene anche rappresentata dai mass media e quindi all'esterno, perché se viene rappresentata nel modo di dire sì, si garantisce l'impunità all'uso comunque momentaneo, episodico, diciamo così, del bene pubblico e non c'è nessuna conseguenza nei confronti del pubblico dipendente, sicuramente penale, ma anche nessuna conseguenza da un altro punto di vista, magari disciplinare, sicuramente può essere rischioso come impatto, no? Nell'opinione pubblica e soprattutto per i pubblici dipendenti. Io penso che sia necessario comunque che la sesta sezione rimetta l'intera questione alle sezioni unite, visto la divergenza anche di opinioni in merito. È vero che bisogna valutare caso per caso, però è anche vero che occorrerebbe definire una volta per tutte che cosa si intende, che cosa intende questo 314 con l'uso momentaneo del bene. Anche l'articolo pubblicato su un blog può subire il sequestro preventivo, lo ha stabilito la Corte di Cassazione confermando la misura cautelare nei confronti di un pezzo apparso su un blog. Sulla sentenza Milena Manicone ha intervistato l'avvocato e blogger Guido Scorza. Dunque, una sentenza della Corte di Cassazione ha disposto il sequestro preventivo di un articolo considerato diffamatorio, pubblicato sul blog del giornalista Giambattista Barbacetto. Al centro delle critiche del blog era finita un'europarlamentare accusata di ricoprire quel ruolo non per le sue qualità politiche, ma per aver organizzato delle feste per il Presidente del Consiglio. Ecco, quindi è scattata subito la querela e la rimozione dal sito dell'articolo prima che venisse accertata la diffamatorietà. Lei, appunto, che ne pensa di questo sequestro preventivo operato su un blog, quindi su un mezzo di comunicazione che va sul web, che come sappiamo non ha le stesse tutele, quindi non gode delle stesse tutele che previste per la carta stampata? Ma diciamo subito che non è purtroppo la prima volta che accade e che realisticamente non sarà l'ultima volta che accade, anzi è già accaduto in passato che interi blog e non soltanto il post incriminato fossero sottoposti a sequestro preventivo. È una decisione probabilmente comprensibile ma non condivisibile, comprensibile sulla base della disciplina vigente. L'articolo 21 della Costituzione in effetti traccia una linea di demarcazione assolutamente nitida tra gli stampati e quindi l'informazione che corre su carta è quella che corre su tutti gli altri media. Per i soli stampati è prevista una garanzia di insequestrabilità, per tutti gli altri media questa garanzia viene meno e da quanto si capisce i giudici della Cassazione hanno esattamente fatto loro questo orientamento della Corte della Carta Costituzionale, sostanzialmente dicendo sì è vero che c'è la libertà di informazione, ma la libertà di informazione può essere compressa anche in via preventiva di fronte ad ipotesi nelle quali i giudici ritengano che ne sussista i presupposti, a livello naturalmente di una conoscenza e di un accertamento solo sommario. Sì, dunque questo può essere, diciamo, un precedente molto pericoloso per quanto riguarda appunto la libertà di informazione, soprattutto sul web. Ma qui il punto è, stiamo entrando esattamente in una questione con la quale ci si confronta da un po'. In realtà da una parte si chiede per l'informazione sul web che questa venga equiparata, parificata all'informazione tradizionale. È accaduto prima con vari tentativi di imporre la registrazione per tutti quanti i blog, poi l'obbligo di rettifica per l'intera blogosfera, quindi la parificazione tra le web TV e le TV tradizionali. Dall'altra parte però ci si continua a rifiutare di riconoscere alla blogosfera quelle stesse garanzie che invece assistono i media tradizionali.